Vediamo come installare un certificato SSL gratuito Let's Encrypt da pannello tecnico Plesk. Anzitutto bisogna premettere che l'attivazione del certificato SSL è legato al puntamento DNS del dominio su server di attivazione. Una volta accertati del corretto puntamento del DNS ed eseguito l'accesso al Plesk, potremo procedere con l'attivazione del certificato. Per attivarlo, ci basterà cliccare sul tasto Certificati SSL TLS, posto nella parte centrale del pannello di controllo. Una volta cliccato sul pulsante, dovremo premere su Installa, alla voce Installa un certificato base gratuito di Let's Encrypt. Qui potremo innanzitutto definire l'indirizzo mail su cui ricevere le conferme di attivazione o rinnovo certificato, oltre alle eventuali comunicazioni in merito al mancato rinnovo automatico. Quando avremo scelto l'indirizzo presidiato, allora saremo pronti ad attivare il certificato. Il dominio principale è già selezionato, ma potremo anche sfruttare la checkbox se sceglieremo di proteggere anche il www ed eventuali altri alias presenti sul dominio. Per attivare il certificato ci basterà cliccare sul tasto Ottieni gratis. Dopo qualche istante di attesa, in cui Let's Encrypt certifica e valida il dominio, il certificato sarà emesso e associato al sito web senza necessità di eseguire altre operazioni. I certificati Let's Encrypt si autorinnovano ogni 2-3 mesi. In questa schermata in alto potremo già vedere la data di scadenza e quindi la data nella quale si autorinnoverà. Da questa sezione potremo inoltre decidere se attivare o disattivare il reindirizzamento da HTTP ad HTTPS del sito web, nel caso in cui il sito non lo facesse già in automatico. Per quanto riguarda i server in hosting con pannello tecnico cPanel, i certificati gratuiti in questo caso si autoattivano entro 24-48 ore dal puntamento DNS del dominio sul nostro server.